Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana a cura della redazione di Italia 7. Iniziamo questo numero del nostro settimanale parlando di un concorso che ha dei vincitori, ossia Toscana in Spot 2022, voluto dal CORE come il Comitato regionale per le comunicazioni, che aveva come tema il contrasto alla violenza verbale e multimediale. Cancella l'odio è il titolo del video spot vincitore di Toscana in Spot 2022. È stata dedicata al contrasto al linguaggio violento, la nona edizione del bando del CORECOM, Comitato regionale per le comunicazioni. No hate è il tema individuato per il concorso con la finalità di contrastare l'hate speech, inteso come ricorso a espressioni di discriminazione nei confronti di categorie o gruppi di persone in ragione del loro particolare status economico-sociale, della loro appartenenza etnica, del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso. Specifica finalità del bando è consentire in particolare alle nuove generazioni di esprimere attraverso il linguaggio audiovisivo un messaggio di sensibilizzazione e consapevolezza, cercando di favorire nei giovani l'adozione di comportamenti contrari ad ogni forma di violenza e odio. I tre migliori spot audiovisivi che si sono aggiudicati il montepremi di 10.000 euro, 5.000 allo spot vincitore, 3.000 al secondo classificato, 2.000 al terzo, sono stati presentati alla presenza degli autori nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Abbiamo voluto dedicare la scorsa festa della Toscana, che è la festa dei diritti, proprio a questa battaglia, una battaglia culturale contro il linguaggio d'odio che spesso troviamo in rete. È bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte, perché quello che accada, accada sempre meno. E ragazzi, voglio mandare un messaggio: non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo. È come il video che si aggiudica il primo premio termina con un colpo di spugna contro le parole d'odio. Credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, essere a fianco a tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione. E allora compito delle istituzioni è quello di non voltarsi mai dall'altra parte, e di sostenere ogni iniziativa, ogni progettualità, andando nelle scuole per segnalare quanto oggi sia importante questa battaglia contro le parole d'odio. Cerchiamo di lanciare dei messaggi che sono legati alle tematiche che insistono sulle condizioni delle nostre quotidianità. Quest'anno abbiamo voluto impegnarci sulle parole d'odio, perché consideriamo che quello che accade attraverso gli strumenti di comunicazione spesso grandi opportunità da una parte, ma anche molte insidie. E allora i giovani toscani hanno presentato alcuni spot molto belli. È stato difficilissimo selezionare i migliori, lo abbiamo fatto con fatica, facendo emergere tre bellissime esperienze che potrete vedere sui canali della Regione Toscana, del Consiglio regionale e naturalmente del CORECOM della Toscana. Le istituzioni stanno però lavorando molto su questo, lo fanno in Toscana, per esempio lo stiamo facendo con la Polizia Postale, con il Consiglio regionale scolastico, con l'Istituto degli Innocenti, attraverso un progetto che sarà diffuso in tutte le scuole primarie della nostra regione, che si chiama Patentino Digitale. Parafrasando una metafora del patentino, tutti i ragazzi sanno guidare i loro motorini, ma è necessario però che vengano formati per conoscere la disciplina stradale, i segnali stradali, ma anche lo strumento che hanno in mano. Ecco, noi abbiamo cercato con i corsi di formazione sul patentino digitale di dare ai giovani studenti tutte quelle conoscenze che consentiranno di utilizzare in modo particolare gli smartphone con grande attenzione, perché, come dicevamo, sono grandissime opportunità, ma dentro hanno anche tante insidie. Il video vincitore, Cancella l'odio, di Mattia Pagni, si distingue per il messaggio chiaro, diretto e positivo. La scelta dei soggetti coinvolti, l'elevata efficacia comunicativa, la semplicità della sceneggiatura e della soluzione del finale rendono il video particolarmente adatto ad una diffusione online e televisiva. Nato nel 1996, Mattia Pagni è artista e creativo del Teatro di Bo e dei Pensieri di Bo, fondato da Franco Di Corcia Junior.
che opera nell'ambito del teatro e della formazione dal 2000, con cui realizza progetti artistico-culturali e con cui gestisce e anima gli spazi del Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, suo paese d'origine. Il secondo premio se l'è aggiudicato Pastello Rotto di Roberto Russo. Lo spot colpisce per l'originalità del soggetto e l'efficacia del messaggio affidato ad una metafora immediatamente comprensibile anche da un pubblico giovanissimo. La discriminazione applicata ai pastelli colorati con cui giocano due bambine viene rotta dalla saggezza di una delle due, che nel finale lancia un messaggio inclusivo e risolutivo. Hai già finito? Questo pastello è rotto, ma colora lo stesso. Il terzo classificato si intitola Essere un hater di Edoardo Giannini. Lo spot ha un taglio ironico e creativo mantenuto fino alla fine del video con un finale spiazzante e per questo efficace. Il ritmo vivace, la bravura dell'attore, la sceneggiatura originale e l'ottima realizzazione tecnica rendono questo prodotto audiovisivo particolarmente interessante e potenzialmente virale. Gay, gente di colore, i poveracci, sì, si può dire poveracci. Io non critico loro, critico i belli, bravi, un commento per migliorarsi. Il primo mouse, quanti commenti! Non sono un hater, o meglio, non lo sono più. Sei, un... Da adesso solo commenti positivi! Ancora l'arte, stavolta con il mare protagonista tra mito, leggenda e realtà in una esposizione dal titolo Lo spirito del mare. Il mare tra mito e realtà, con il suo movimento, la sua profondità e la necessità di essere tutelato dall'incuria dell'uomo, è il filo conduttore della mostra personale dell'artista santacrocese Giuseppe Lambertucci, Lo spirito del mare, inaugurata nello spazio espositivo Carlo Zeglio Ciampi in via dei Pucci a Firenze. Il discorso mio dell'interessamento sull'inquinamento non è che sia l'unica fonte del mio lavoro, però trovo interesse perché in passato, attraverso proprio il Padule di Fucecchio, ho avuto un'emozione negativa di quello che poteva essere il mondo oggi nell'inquinamento. Ho trovato dell'acqua immonde in un posto di meraviglioso, di pace, di tranquillità. Quella è stata la mossa che ha spinto il mio interesse a questo tema. Non è un tema che domina interamente la mia produzione, io faccio tanti ritratti, faccio tutto quello che mi piace fare, però il Padule rimane un punto focale del mio interesse. Ecco. Il maestro Lambertucci oggi ci onora di una mostra bellissima intitolata Lo spirito del mare, che richiama il mondo marino e tutta la sua complessità. Un artista che emana e sprigiona nelle sue opere quello che lui è, una persona umile, una persona che si emoziona e che sa emozionare attraverso i suoi occhi profondi, profondi come quel mare che lui dipinge nelle sue tele, opere che richiamano la complessità di questo mondo oggi che ricopre i tre quarti della sfera terrestre, il mare, e che purtroppo oggi ha ancora necessità di essere tutelato dal punto di vista anche dell'ambiente, dell'inquinamento, e nelle sue opere si richiamano molti aspetti anche dell'inquinamento della plastica, e oggi il tema delle microplastiche chiaramente è molto attuale. Ma nelle sue opere quello che più si evince è la velocità, è il movimento, è sempre qualcosa che nell'aria, il movimento delle onde e del vento richiama anche la voglia di evadere, la voglia di essere nel mare, ma di trovare sempre una via di fuga dal mare, che è amore, che è un ambiente sicuramente da osservare e che fa esso stesso emozionare, ma al tempo stesso deve essere tutelato. In esposizione le opere che abbracciano 40 anni di pittura dell'artista legate al tema dell'ecologia. L'ecologia è per Lambertucci non semplicemente il rapporto, insomma, dell'uomo e dell'uomo consumatore con l'ambiente e quindi l'incidenza della civiltà sull'ambiente, ma l'ecologia è anche direi il rapporto armonico tra le persone e i popoli
e quindi rientra nel tema ecologico anche quello della violenza, degli scontri che sono direi esemplificati insomma nel dipinto che abbiamo alle nostre spalle. E poi sullo sfondo un cavallo, il cavallo è stato sempre per Lambertucci fin dal 70, dagli esordi della sua pittura, è stato sempre il simbolo della natura, della forza, della vitalità. Novembre è tempo di tartufi e torna a San Miniato in provincia di Pisa la manifestazione principale a riguardo rispetto al tartufo bianco. Il tartufo bianco, eccellenza del territorio di San Miniato, in provincia di Pisa, è il grande protagonista della 51esima edizione della Mostra Mercato, che per tre fine settimana, il 12 e il 13, il 19 e 20, il 26 e il 27 novembre, animerà il comune toscano trasformandolo nella capitale del tartufo in Italia. Tema di quest'anno la sostenibilità ambientale. L'ecosistema del territorio regala un vero e proprio re della tavola che cresce solo in un ambiente sano e per questo lo slogan scelto dagli organizzatori per questa edizione è Truffles for Future, tartufo per il futuro. Il tartufo di San Miniato è un tesoro della Toscana tutta. È bello essere oggi qui a presentare la 51esima mostra enogastronomica del tartufo. Voglio anche mandare un messaggio forte. Non può esserci tartufo di qualità se non abbiamo un ambiente sano e allora è necessario investire sulla sostenibilità ambientale, costruire le condizioni perché quei luoghi siano sempre luoghi più sostenibili. Tutto questo è possibile sicuramente grazie al nostro impegno, ma soprattutto a quello dei tartufai che mantengono vivo l'ecosistema e che permettono di far conoscere al mondo una delle nostre prelibatezze che porta San Miniato nella cima del mondo e che permette in quei giorni di farla capitale del tartufo toscano e nazionale. San Miniato è al suo più importante appuntamento annuale, la mostra mercato del tartufo bianco che vede nelle tre fine settimana di novembre l'appuntamento con quella che è la capitale del tartufo in Toscana, il centro da cui il tartufo riesce a irradiarsi nelle tavole di tutta Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo e ormai la Toscana insieme al Piemonte rappresenta punto di riferimento. Vi sono almeno 40 feste del tartufo in Toscana e San Miniato naturalmente è stata un po' la prima e contemporaneamente anche per le esportazioni attraverso le trasformazioni che le aziende riescono a fare si propone come riferimento del tartufo. A raccontare questa 51esima edizione il presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Marzio Gabbanini. La cifra distintiva di questa mostra è la sostenibilità ambientale. Cioè noi abbiamo fatto una scelta, cioè ogni volta cerchiamo di individuare una tematica su cui ruotano tutte le iniziative, che non solo sono enogastronomiche, che sono le più importanti, ma anche culturali, di tipo sociale, eccetera. L'anno scorso la mostra è declinata al femminile, quest'anno è un tema importante ovviamente, che è la sostenibilità ambientale. Tant'è vero che faranno parte importante, sostanziale della mostra anche diverse conferenze e anche un bel convegno che anticipa la mostra proprio sulla sostenibilità ambientale che avrà al centro il tartufo che da dicembre dell'anno scorso è stato riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità e anche perché vogliamo, e questo lo dico con molta convinzione, vogliamo proporre San Miniato come capitale toscana del tartufo, non tanto e non solo perché il tartufo bianco di San Miniato è ottimo, è speciale, ma anche perché a San Miniato si comincia a lavorare con congressi, studi, proprio per fare sì che il nostro tartufo sia conosciuto e che abbia il ruolo che secondo me merita. È tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. Informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.